Bentrovati a tutti, bentornato Giorgio. Ciao. Siamo in compagnia di un sacco di cani oggi, sono un Sì, po' tanti qua i sul nostri nostro tavolo. telespettatori diranno oggi non sono cani ma sono È vero, pecore. perché abbiamo Abbiamo dei dei Badlington Badlington. Terrier, esatto, è una razza stupenda, diciamo purtroppo poco conosciuta. E anche qui, come abbiamo sempre detto nelle nostre precedenti trasmissioni, vorremmo presentarvi delle razze di cani stupende, come state vedendo, È perché sono dei anche molto bellissimi. particolari. Molto particolari, esatto. Dobbiamo ringraziare la signora Raffaella Gammella dell'allevamento con la coda che ce li ha gentilmente, diciamo, portati e ci ha permesso di fare queste riprese perché in effetti state vedendo tre bellissimi esemplari. Qui c'è Rocco, Ecco, Heidi ha deciso Heidi se di n'è andata e scendere, allora noi li lasciamo qui. la E piccola rimaniamo con Moana e Rocco. Moana e Rocco. Allora, qui abbiamo dei Badlington No, Terrier. Moana qua. Allora, i Va bene, Badlington braccio, Terrier scusa. fanno parte sempre del gruppo 3, quindi fanno sempre parte dei Terrier, affettuosissimi, come Sì, vedete. Quindi sono dei loro. cani di una dolcezza infinita, Allora, buonissimi, veramente sembrano delle pecore esatto, ma fisicamente e anche caratterialmente. la toelettatura di questi cani, che come vedete è decisamente, diciamo, particolare ed è interamente dovuta proprio in questo caso alle sapienti mani dell'allevatrice e proprietaria della signora Gammella, hanno comunque questa particolarità, cioè quello che voi vedete è interamente, diciamo, una costruzione proprio dovuta, come diciamo, alle sapienti mani del toelettatore e questa volta non ai coltellini, quindi stripping e streaming, ma solo alle forbici. Quindi praticamente questa forma così particolare, che come voi potete vedere rassomiglia in effetti a quella di un piccolo agnellino, è stata proprio, diciamo, è nata ed è cresciuta proprio negli anni perché il cane è di origine inglese, quindi abbiamo detto è un terrier, sempre gruppo 3, e quindi abbiamo detto che i terrier sono circa più o meno 30 specie, Sono cioè 30 veramente razze, tanti. sì, sono tantissimi, sono. E questo, come dicevamo, è praticamente con questa particolare toelettatura, è proprio un piccolo agnello, perché in effetti l'origine di questo cane era un cane, non dico proprio da guardia, però veniva toelettato, appunto tagliato in questa maniera, proprio per poter mimetizzarsi In mezzo alle perfettamente in mezzo pecore? alle pecore e fare il suo lavoro di guardiano totalmente appunto nell'oscurità e nell'incognito. Tra l'altro, volevo, scusami, Giorgio, aggiungere che la morbidezza del pelo, io non ho mai sentito una cosa No, del genere. Forse esatto. neanche gli agnellini ce l'hanno così Beh, se tu lo tocchi morbido. ha proprio la consistenza quasi della ciniglia, Pazzesco, sì, è un sì. pelo, diciamo, setosissimo ed è, diciamo che la particolarità di questi cani è proprio, a parte, daremo poi delle caratteristiche, però, come dicevamo all'inizio, come introduzione, nelle sapienti mani di chi li deve tenere. Infatti, chi volesse comunque avvicinarsi, conoscere, quindi essere poi proprietario di uno di questi cani, deve comunque, diciamo, mettere, tra virgolette, in conto anche queste toelettature. Loro hanno bisogno, diciamo, di queste toelettature, quindi affidatevi sempre a un bravo professionista che possa permettere di mantenere al meglio sia la qualità del pelo, sia questo, chiamiamolo tondo, perché abbiamo visto in precedenza che i cani si possono, diciamo, nello standard inserire in un quadrato, inserire in un rettangolo. E il Badlington ha questa caratteristica, quella di non avere praticamente angoli, quindi è un cane completamente, È diciamo, vero. smussato e va quasi inserito in un tondo. Il colore è quello che voi vedete qui principalmente, quindi si Ma il parla colore cambia, nel senso che lei è cucciola e ha il pelo un po' più leggermente grigio, più ma da scuro. grande Sì, diventerà però così diciamo che il bianca? grigio perla, chiamato blu, è praticamente questo colore che voi state vedendo. Ce n'è un altro colore che è praticamente il liver, quindi è praticamente quello che è considerato il Che color colore è il liver? fegato, un color fegato, quindi Ok. ha un naso marrone. E le caratteristiche di questo cane sono praticamente quelle di essere un cane, oggi come oggi, un cane principalmente da compagnia. Una volta, sempre nell'antichità, perché bisogna sempre andare più o meno poi alle origini delle razze, era considerato un po' il cane degli zingari, perché era un cane molto rustico ed era comunque un cane da caccia, quindi andava, diciamo, dietro a queste carovane di zingari proprio per poter. Allora, questo è per fargli vedere, Rocco non mi ha mai visto, non mi ha mai visto, è la prima volta che Però lo è tocco, molto è molto affettuoso. affettuoso. Questo per farvi capire che sono dei terrier che hanno probabilmente forse meno caratteristiche, diciamo, Classiche dei di terrier. aggressività. Sì, questo può derivare, e qui lo vedete benissimo perché se Rocco si mette seduto, lo vedete perché praticamente anche questa linea dorso-lombare così arcuata deriva da quello che potevano essere le sue origini, perché le sue origini vengono prese in considerazione quelle, insomma, naturalmente nell'antichità, di un incrocio tra un terrier, che era il soft-coated terrier, con addirittura un whippet. Quindi queste caratteristiche, se tu poi lo tocchi, io mi dispiace,
i nostri telespettatori non possono percepire, però sono dei cani molto molto esili, quindi la velocità che poi naturalmente deriva dal whippet, che possono sviluppare correndo e quindi cacciando, è notevole. L'indole è buonissima, sono cani estremamente docili, sono cani estremamente Buonissimi, come potete molto molto vedere. miti, belli e anche molto molto eleganti. E sono Infatti, anche meno vivaci dei Fox, per beh, esempio. diciamo che, ti ripeto, io non ho mai Un po' più avuto un Badger, non ho tranquilli. avuto un Fox, e devo dire che in effetti il Fox ci ha dato spesso e volentieri un po' di filo da torcere, ma ripeto, quando diciamo, si prende un cane di razza, è quello che noi cerchiamo sempre così un po' di, non dico di farvi capire, ma insomma di presentarvi e sapere che un cane, ogni razza ha più o meno, Fiorenza, delle caratteristiche. A volte queste caratteristiche possono essere più o meno presenti, diciamo, in quella razza, però fondamentalmente lui è proprio un Mi cane sei bacione. innamorato, Un sto baciando cane sulla bocca bacione. Giorgio, No, è un po' scusatemi. troppo, qualcuno potrebbe essere geloso. Allora, l'idea è quella che comunque le caratteristiche di razza possono poi più o meno essere presenti, però naturalmente un po' il filo conduttore di quello che è la razza del cane è naturalmente, diciamo, più o meno presente, se non al 100%. Ah, ecco, brava. Le coccole sono la No. cosa che Questo è preferisci, in anche carino da realtà. vedere, così potete percepire perfettamente il profilo. E come dicevamo all'inizio, Mi stai usando tipo stampella, va bene. sono proprio le sapienti mani di chi È ovvio. riesce a gestire questo pelo e renderlo così, diciamo, Senti, piacevole. magari dico una sciocchezza, però mi sembra questo cane un misto fra un levriero, perché ha il fisico del levriero, Beh, ma così infatti hai asciutto, detto bene, brava, magro, certo. e il pelo del barbone. Ma infatti diciamo che le sue origini, come dicevamo, sono quelle del Dandy Dinmont, che ha praticamente questo pelo morbidissimo, e quelle naturalmente del Whippet, che gli danno la forma. Quindi diciamo è proprio un ibrido tra queste due razze. È comunque una razza antichissima, perché oramai mi sembra dal 1870 è stato più o meno riconosciuto. Diciamo che grande popolarità in Italia, questi cani ancora purtroppo non l'hanno raggiunta, e diciamo a noi dispiace, perché diciamo le razze sono talmente tante e quindi ci farebbe piacere che fossero più o meno equamente distribuite in tutti quelli che sono amanti di un cane di razza e che potessero comunque avere in futuro, diciamo più evoluzione. Infatti speriamo che con queste trasmissioni chi non li ha mai visti, o forse li ha potuti, lo so, vedere da lontano, possa, non dico proprio innamorarsi, però comunque percepire il messaggio che vogliamo dare, quindi di un cane estremamente, diciamo, simpatico, affettuosissimo con i bambini, devo dire morbidissimo, quindi Ma è anche una cosa proprio incredibile proprio. piacevolissimo Mamma al mia, non smetterei tatto. più di Vedete accarezzarlo. anche, noi ripetiamo sempre, sono cani che non ci conoscono, sono cani che Bravo. vengono praticamente qui per la prima volta e si sottopongono alle nostre manualità, a tutti quegli piccoli stress che possono derivare da una ripresa televisiva, rimanendo buonissimi su un tavolo. E diciamo che gran parte dello sviluppo di questi cani, di questa razza, è sempre più o meno in Nord Europa. La Svezia, come sempre, viene sempre, diciamo, spesso da me e Fiorenza nominata, perché comunque sono grossi Basta allevatori, hanno così, un buon vabbè. rapporto con la cinofilia e per cui hanno, diciamo, delle razze, specialmente queste, sono molto popolari. Da noi ancora in Italia purtroppo ancora non se ne vedono molti, e allevamenti ce ne sono veramente pochi, quindi diciamo che forse a volerli trovare sono due, non di più. Quindi fondamentalmente speriamo che tutto questo possa essere interessante per chi si volesse mai avvicinare a questa razza. Ultimamente diciamo che anche per tutti gli amanti dell'agility, sono cani che, come tu vedi, la loro struttura gli permette veramente di fare di tutto, per cui si stanno anche avvicinando a questo. Sentono tutti gli altri cani che abbaiano. Questo, Ecco, bravo, no, scatenatevi. scatenati, perché giustamente, come dicevamo prima, il terrier non è un cane vero e proprio da guardia, però comunque, come hai potuto percepire, avvertono qualsiasi tipo di rumore, per cui diciamo che Davvero, nonostante. Terrier? Sì, davvero terrier, Adesso ti stupirò. e si fanno Ti posso sentire. stupire? Vai, Ma lo vai. sai che io l'ho avuto? Ho trovato. Addirittura Sì, uno di è questi? stato un caso. In Alsazia si è presentato ridotto malissimo. E ci abbiamo messo, non so, 6 mesi a A scoprire di che capire. razza fosse, perché era pieno di No. pelo, tutto in disordine, mezzo sanguinante. E sono dei cani di un'intelligenza, l'ho fatto adottare mia sorella perché io già ce n'avevo parecchi, ed è un cane di un'intelligenza Però hai unica. detto bene, E ha anche fondamentalmente 16 anni il mio cane.
Il mio, quello di mia sorella Beh, ormai. ma infatti come tutti i teddy sono molto longevi. E Resistenti. poi la cosa importante, dicevamo, chi volesse mai prendere un Bedlington deve comunque essere cosciente che è bello tenere un Bedlington in ordine, quindi praticamente questa struttura così che può essere buffa, piacevole, insomma bizzarro da pecorella, va comunque tenuta in ordine. Beh, sì, Quindi, anche perché quando hanno il diciamo, pelo molto lungo diventa difficile poi sì, e poi gestirlo. come abbiamo sempre detto, anche i problemi di pelle possono essere poi, diciamo, maggiormente evidenziati. Questo un po' in tutti i cani, ma specialmente in questi. Patologie, diciamo, genetiche, ereditarie, insomma, non, più di tanto non se ne conoscono. L'unica cosa che loro hanno come in realtà, diciamo, più o meno grosso problema è quasi una tossicosi da rame, perché pare che ci sia da parte del loro organismo proprio un'incapacità ad assorbire il rame. Quindi spesso ci sono addirittura degli stati di intossicazione proprio da rame, dovuti a una così comunque magari normale alimentazione, però Ma per che cosa la loro. buffa? Perché solo questa razza ha questo Sì, diciamo problema? che incredibilmente le patologie ereditarie sono tante e a volte sono proprio delle razze che hanno talmente delle cose particolari, come in questo caso, quindi questa tossicosi da rame di cui loro possono essere vittime. Quindi, come vogliamo dire, sono cani che noi possiamo consigliare a tutti, perché poi oltre, diciamo, a questa mole che potrebbe sembrare un po' più grossa, per esempio, di un fox, quindi si parla già di 43 centimetri più o meno al garrese, in realtà se tu lo sollevi è un cane leggerissimo, proprio perché sotto nasconde questa, chiamiamola, struttura levriroide, quindi praticamente ha, diciamo, una struttura molto molto esile, però diciamo fisicamente sembra un cane molto più robusto di quello che in realtà si può immaginare. Ok, quindi questo è un cane che consigliamo a chi ha veramente voglia di, non dico di perdere del tempo, però di avere una cosa, diciamo, particolare. Oggi come oggi è considerato forse quasi un cane di nicchia. Cane di nicchia vuol dire, insomma, come tutte queste, con questa denominazione, un cane che deve avere veramente degli amatori. Speriamo che con questa trasmissione Assolutamente. qualcuno, come si dice, si incapricci un po' e decida di diventare neoproprietario di un Bedlington Io volevo dire ai Terrier. nostri telespettatori che noi non droghiamo i cuccioli, No, però ogni no, volta noi in che i realtà cuccioli dopo abbiamo. 5 minuti No, no, dormono, in realtà vedi? Che si sta proprio li niente. accarezziamo e basta, Buonanotte. sì, notte, nanna, lei è ancora Allora, giovane. anche per oggi abbiamo detto tutto. Vi voglio ricordare il nostro sito www.alice.tv. Poi cliccate sul nostro programma Cani, Gatti e Co. E ci vediamo presto. Ciao Giorgio, Di grazie. nuovo a voi, ciao. Ciao.